Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata con Good Morning Milano, puntata del lunedì, puntata sperimentale, quella di quest'oggi. Buongiorno a tutti. Sperimentale perché proviamo una nuova formula. La prima novità, beh, allora, come al solito faccio saltare la scaletta immediatamente. No, la prima novità è che potete chiamarci in diretta. Abbiamo un telefono, giusto, Ario? Vediamolo in diretta, vediamolo, scusate, in grafica. È lo 02 49 52 60 33. Eccolo qua, potete chiamarci in diretta e parlare di quello che più vi sta a cuore, che volete che Milano sappia magari del vostro quartiere, della vostra zona. Il lunedì vorremmo prendere un po' questa abitudine, appunto, di darvi la possibilità di chiamarci in diretta e di parlare direttamente con noi. Però sarà una puntata tutta telefonica, come vogliamo che sia quella del lunedì, perché appunto, vogliamo anche approfondire altri temi. Quest'oggi sul nostro sito e non solo, una importante notizia: allarme sciami di api nei parchi. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. Ecco, qui lo vedete proprio dal nostro sito, dal sito di Milano All News, milanoallnews.it. E proprio per parlare di questa notizia abbiamo chiamato il presidente della Federazione Apicoltori Italiani di Milano Lodi, Renato Galli, che abbiamo al telefono, che io ringrazio di essere qui con noi. Buongiorno Renato, buongiorno. Buongiornata. Buona giornata. Allora, alcune agenzie di stampa hanno appunto pubblicato questa notizia: allarme sciami di api nei parchi, un po' quindi di psicosi verso questi sciami di api. Che cosa sta succedendo? È normale? È un allarme? Ci dica. Togliamo l'appoggio all'allarme, è un fenomeno normalissimo, sono le api che quando nelle alveari nasce una nuova regina, la vecchia se ne va e cerca un altro spazio. Non quindi. c'è da preoccuparsi perché mentre le api sciamano non pungono, non fa niente, anzi, fortunato che riesce a vedere gli sciami in movimento, perché è uno spettacolo eccezionale, per cui nessuna paura, occorre solo aspettare, sono appunto di vederli posare. E poi avvisare la polizia locale, i vigili del fuoco, in modo che faccia intervenire un apicoltore che recupera e rimetti una nuova arnia. Ecco, perché appunto la Bravo. cosa interessante è questa: nel momento in cui poi viene segnalato, è un apicoltore che verrà e interverrà Assolutamente sì. perché insomma è una risorsa importante per voi, immagino. È una risorsa molto importante. Guai a chi invece per paura ingiustificata chiama imprese di disinfestazione e uccide, anzi è assolutamente vietato uccidere gli sciami naturali, assolutamente. Quindi appunto diciamo allora che questa parola allarme, e facciamolo anche mea È fuori culpa, luogo, è anche fuori noi, luogo. è fuori luogo. E anzi è un Dovremmo buon segnale. abituarci a apprezzare quando vediamo, siamo così fortunati da vedere le api che sciamo, le api in movimento, perché ripeto, è uno spettacolo da non perdere quando c'è l'occasione di vederlo. Ecco, diciamo, è anche forse un buon segno però che ci siano tanti sciami quindi in questo momento, nel senso che stanno tornando allora le api della nostra città, che insomma sappiamo che È c'è un stato un periodo. fenomeno che c'è sempre, quest'anno sono probabilmente un po' in ritardo, l'altro anno i primi sciami si sono presi anche prima, ci sono sempre stati, probabilmente insomma, adesso c'è un'apicoltura anche urbana, alveari slocati in città, per cui può essere che si vedono più api sciamare in città. Ecco, che cosa può voler dire questa nuova tendenza degli apicoltori, anche appunto urbani, cittadini? È solo una moda oppure può veramente portare a qualcosa di No, interessante? assolutamente, sì, ci potrebbe essere quello, però non è una moda perché seguire le api è impegnativo, sono loro che dettano i tempi, è anche una forma, se si vuole, di autoconsumo, insomma, produrre il miele sotto casa, insomma, nel proprio giardino, nella propria zona, insomma, anzi, sarebbe auspicabile che i comuni che hanno spazi, parchi urbani molti ampi, destinino piccole zone per ospitare alveari di questi apicoltori digitali. Ecco, la situazione appunto, lei è presidente della Federazione Milano Lodi, la situazione nel milanese qual è? Qual è il quadro, lo scenario dell'apicoltura nel milanese? E a un'apicoltura, beh, pochi apicoltori su Milano, diciamo apicoltori più che altro hobbisti, nell'Odigiano anche qualche apicoltura professionista, insomma, che ha
150, 200, 300, 400 alveari, ecco. Ecco, vogliamo ribadire l'importanza comunque appunto dell'apicoltura e delle api proprio nell'ecosistema dell'ecosistema terrestre, mi verrebbe da dire. Fondamentali. Se abbiamo le mele, le ciliegie, le pesche, le prugne, perché sono gli impollinatori, in parte hanno delle api, che fanno questa funzione. Per cui sono gli alimenti, al di là del miele, è la cosa più importante che le api ci assicurano, che è il cibo e l'ambiente, il paesaggio. Ecco, qualche anno fa mi ricordo c'è stata una grossa emergenza invece non di sciami ma proprio di api che morivano interi. Il problema c'è legato, sì? All'uso di c'è ancora? Pesticidi in agricoltura, ecco. E tanto in tanto si riscontra anche episodi di avvelamento dovuti in particolare all'uso di pesticidi, insomma, ecco. Quindi diciamo che forse allora questa nuova tendenza anche comunque di aumentare sempre di più anche l'agricoltura biologica possa aiutare anche le api nel loro lavoro. Beh, un'agricoltura che sia un'agricoltura un po' più rispettosa dell'ambiente, insomma, non solo per l'uso dei pesticidi, ma che consenta alle api di trovare risorse alla campagna, che la campagna oggi è per lo più un grande deserto verde. Se si girà tra un po' si vedranno le campagne solo spianate di mais, ecco, una volta non era così, insomma. Non è che debba tornare indietro, ma penso che si debba riservare spazio anche a questi insetti molto utili. Ok, allora prima di salutarla, quindi ribadiamo che non c'è bisogno di avere paura, non c'è nessun allarme. Quando si parla di sciami è inopportuno gridare al lupo e dire allarme, non c'è nessun allarme, assolutamente. Perfetto, va bene, io davvero la ringrazio tantissimo, la lascio al suo lavoro, che so che insomma in questo periodo appunto inizia il periodo più importante per voi di lavoro, giusto? Infatti vanno seguite proprio per evitare che sciamino. Perfetto, va bene, allora buon lavoro e grazie mille di essersi grazie, collegato con noi. Buona giornata. Grazie mille. Oh, prepariamo, mamma mia. Ok, ecco, appunto, quello che volevamo appunto farvi capire nella puntata del lunedì è proprio questa. L'idea di affrontare, ad esempio, notizie che noi quotidianamente abbiamo che diamo appunto su Milano, città metropolitana, e capirle un po' meglio. Quindi, come dire, anche noi possiamo fare appunto ammenda perché abbiamo usato la parola allarme, sciami, in un momento in cui di allarme invece non è, come ci spiegava poco fa al telefono il presidente della Federazione Apicoltura Italiana di Milano e Lodi, Renato Galli. Rimaniamo in periferia di Milano, perché appunto Galli in questo momento l'abbiamo sentito al telefono da quel di Settimo Milanese, dove era impegnato nel suo lavoro di apicoltore, dove hanno delle arnie scolastiche, didattiche, dove fanno vedere appunto anche ai ragazzi, alle scuole, come funziona. E ci spostiamo invece un pochino più a sud, ma sempre nella cerchia sud-ovest della città, perché andiamo a Bucinasco. Ne abbiamo parlato, ne hanno parlato tutti i giornali, ne abbiamo parlato anche noi, l'avevamo data anche come notizia nei giorni scorsi, il ritorno in quel di Bucinasco di Rocco Papalia. Sentiremo poi fra poco in una telefonata e chiederemo meglio l'identikit di questa persona, che c'è da dirlo, vogliamo ribadire, è in questo momento una persona libera, che ha pagato il proprio prezzo, ha pagato il prezzo alla giustizia per avere proprio la propria libertà, e che da uomo libero è tornato nella sua città, che è Bucinasco, dove ieri ha avuto la sua prima uscita pubblica. Repubblica.it ne ha dato conto, ad esempio, con una galleria fotografica, ed eccolo qua appunto, Rocco Papalia, la prima uscita pubblica, così è stata appunto definita, in, per la comunione, mi sembra, adesso non mi ricordo se era comunione o cresima, della nipotina, e con una grandissima festa poi sul terrazzo della casa in cui vive la famiglia Papalia. Per commentare questa notizia abbiamo al telefono Rosa Palone, presidente del Consiglio Comunale di Bucinasco, ma soprattutto lo sappiamo benissimo, chi la conosce e chi ha potuto seguire anche le nostre trasmissioni lo sappiamo, impegnata da tantissimi anni sul fronte della lotta alle mafie, alla 'ndrangheta, è stata membro di Libera, quindi insomma una persona che il tema lo conosce molto bene. Rosa, buongiorno e grazie mille di essere collegata con noi. Buongiorno a tutti. Allora,
ti chiederei se è possibile un identikit di Rocco Papalia, cioè perché stiamo parlando di Rocco Papalia oggi? Rocco Papalia è uno dei principali, riconosciuto come uno dei principali boss dell''ndrangheta nel nord Italia. Ha scontato i suoi 25 anni di pena nella Nord-Sud, dell'operazione Nord-Sud per traffico di stupefacenti, per sequestro di persona, era al 41 bis. Attualmente però è stato scarcerato sia perché ovviamente ha finito la sua pena, quella prevista dalla sentenza Nord-Sud, ma è comunque sorvegliato speciale qua a Bucinasco perché ha già avuto una condanna solo in primo grado per omicidio ed è in attesa del secondo grado del processo, quindi okay. Comunque è una persona su cui pende una condanna di 30 anni tutta da scontare. Ok, ecco però ho spiegato ad esempio quello che molti giornali invece dicono un omicida a piede libero, però attenzione perché solo in primo grado è stato giudicato colpevole, è in attesa del secondo grado e comunque, come ci dicevi appunto, è sorvegliato speciale in questo momento. Che cosa però significa per chi come te appunto della lotta alle mafie e all''ndrangheta in questo caso ne ha fatto proprio quasi una vocazione, io mi viene da dire, scusami se forse esagero, però insomma sono anni che tu ti adoperi e fai tanto per questa lotta, che cosa significa veder ritornare nella tua città oltretutto una persona insomma che come dice è riconosciuto boss dell''ndrangheta? Qua a Bucinasco io come tutta l'amministrazione comunale siamo abituati, è un brutto termine magari dire siamo abituati, però noi in questi 5 anni di amministrazione ne abbiamo viste parecchie di situazioni simili a queste, tant'è che 3 anni fa il mio sindaco Gianbattista Maiorano scrisse una lettera indignato alla cancelliera, allora ministro della giustizia, perché era stato messo qui in messa alla prova dal tribunale presso un gommista del territorio, Rocco Barbaro questa volta, considerato anche lui uno dei principali boss dell''ndrangheta in Italia e in Europa addirittura, dopo era stato appunto domiciliato qua, inserito in un'azienda del territorio da parte dei servizi sociali del tribunale, il comune non c'entrava nulla, e dopo poco tempo è diventato latitante, inserito nella lista dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia. È stato catturato proprio qualche giorno fa, contestualmente alla scarcerazione di Rocco Papalia. Quindi siamo abituati, noi ci auguriamo, confidiamo nelle forze dell'ordine che riescano a controllare il territorio in questo periodo, in modo tale che non si aggravi la situazione e il clima già parecchio pesante nel nostro territorio questo. Ecco, come è stata vissuta invece la giornata di ieri? L'abbiamo visto anche su altri giornali, abbiamo visto anche dei video, ovviamente i giornalisti hanno assalito da subito appena messo piede fuori di casa e poi anche fuori dalla chiesa. Che aria si respirava ieri a Bucinasco? Guarda, per gli abitanti di Bucinasco ieri non era l'evento principale, la prima uscita di Rocco Papalia da casa sua per andare alla comunione di suo nipote, perché ieri a Bucinasco c'erano un sacco di iniziative bellissime, tra cui la mezza maratona che ha coinvolto 1700 persone, presentazione della lista dei candidati, la partecipazione anche di alcuni parlamentari. Ovviamente il fatto che ci fosse Rocco Barbaro che usciva di casa per la prima usciva di casa per la prima volta, ha coinvolto soprattutto l'attenzione, a mio avviso, dei media nazionali che vedevano questo evento come un qualcosa di straordinario. Ripeto, qua purtroppo siamo abituati. Uh-huh. E insomma, questi eventi non creano tutta questa curiosità nelle persone che, voglio dire, devono continuare anche a vivere la propria quotidianità, la propria normalità nel territorio che comunque è nostro, non è loro. Anche dare tutta questa attenzione
sembra di farli sentire delle star. Ecco appunto, ieri come diceva, come dicevi Rosa, a Bucinasco è una giornata in realtà importantissima perché c'erano tantissime altre manifestazioni, tra cui ad esempio la mezza maratona di Bucinasco, che insomma è abbastanza famosa e riconosciuta in tutto l'Interland. Quindi dici, questo non ha minimamente cambiato, questo avvenimento che, di Rocco Papalia non ha minimamente comunque cambiato il momento di festa della città e dei cittadini? Assolutamente no, c'erano 1700 persone che arrivavano da Bucinasco e da tutta l'area metropolitana milanese per questo evento che ha coinvolto nell'organizzazione decine e decine di volontari di Bucinasco e anche di altri comuni della zona per mesi, e farci rovinare la giornata per questo evento che, voglio dire, rientra nella normalità delle cose, ci sembrava davvero assurdo. Qua il contrasto alle mafie noi lo facciamo ogni giorno da 5 anni e deve andare parallelamente a quella che è la vita della città, che deve avere una sua autonomia, deve essere anche slegata da questi eventi che poi catalizzano un po' l'attenzione dei media nazionali, giustamente, perché i giornalisti fanno il loro lavoro ed è giusto che lo facciano, ma la città va, diciamo, cerca di mantenere la sua normalità, perché noi non ci facciamo rovinare le feste da queste persone. Anche perché, come dicevi poco fa, appunto, la vostra lotta è continua e non smette mai, tant'è che siete riusciti ad avere una grande vittoria qualche settimana fa, ormai forse un mesetto fa, uno storico bar ha cambiato nome. Quello che per molti potrebbe sembrare un semplice cambio di insegna, in realtà invece è un segnale molto importante, giusto? Lions Bar è un bar che tutti riconoscono come bar della mafia del territorio, è un simbolo molto, molto simbolico, un bar molto simbolico. Ecco, il proprietario ha deciso di cambiare nome per provare a cambiare la storia di questo luogo. Questo è un piccolo passaggio della nostra lotta quotidiana, ma fondamentale ad esempio la chiusura del Ritual Bar, un bar aperto nel centro della città. La proprietaria era Serafina Papalia e Sara Papalia, scusate, non vorrei sbagliare i nomi. E il comune, insieme alla prefettura, è riuscita a chiudere questo bar perché, appunto, applicando la legge, perché c'era appunto l'incompatibilità di un personaggio di tale fama all'interno di questo bar, ed era un qualcosa di assolutamente negativo. Non è stato facile, sono stati mesi di lavoro con i carabinieri, con la prefettura, e si è riusciti a raggiungere un risultato. Quindi questo è uno dei tanti risultati che la nostra amministrazione è riuscita ad ottenere nel contrasto quotidiano all'andrangheta, che sappiamo essere radicata in maniera forte qua sul territorio. Questo non si può e nessuno lo deve mettere in dubbio, ma questo non deve togliere forza, energia a tutto il resto, perché siamo anche una città normale che porta avanti decine di iniziative. Abbiamo 27.000 abitanti, dobbiamo pensare anche a tutto il resto, a tutti gli altri abitanti, a una piccola minoranza che deve essere contrastata in maniera forte, questo sicuramente, ma questo non deve, come dire, assolutamente inficiare il lavoro quotidiano che si fa anche per tutto il resto. Sappiamo che in questi giorni sei anche molto occupata perché è iniziata la campagna elettorale. Sì, esatto. Per le prossime comunali sei candidata nelle liste del PD. Come sta andando la campagna elettorale? Come sono i vostri avversari? Allora, non è semplice la campagna elettorale, come ogni campagna elettorale, ma diciamo si cerca di fare il possibile. Ovviamente a chi non è piaciuto il nostro contrasto incondizionato in terra di mafia alla mafia, e questo si sente anche attraverso la violenza verbale, anche attraverso la macchina del fango che magari cerca di gettare discredito sul nostro operato, ma è normale, l'abbiamo messo in conto. Non siete stati l'unica forza politica però che ha condannato, vero? Che ha condannato la che cosa?
No, cioè che ha fatto della lotta, che ha parlato appunto di lotta, che ha condannato un po' questo ritorno, ad esempio, di Papalia a Bucinasco, nel senso, non siete gli unici a parlarne, mi auguro. Sinceramente, adesso mi piacerebbe se ne parlasse di più e più chiaramente anche tra le altre forze politiche. In realtà è stato mantenuto un profilo ovviamente basso, nessuno ha giuito, ovviamente mi sembra il minimo, ecco. Ma sarebbe necessario, come dire, spingere di più nella direzione di una presa di posizione di distanza netta e chiara, rispetto a questi fatti. Perfetto, va bene. Rosa, io ti ringrazio tantissimo, buona giornata e buon lavoro, ci sentiremo presto per altre belle notizie, mi auguro, da Bucinasco, che sono Grazie. tutte le iniziative che fate spessissimo. Grazie a te, grazie a tutta la redazione e agli ascoltatori, grazie. Grazie, buona giornata. Bene, appunto, io ve lo ricordo tutto, abbiamo un numero di telefono, oggi poi, ve l'abbiamo detto, è una puntata sperimentale, quindi dobbiamo ancora affinare un po' le cose, ma se volete chiamarci in diretta, questo è il numero, potete chiamarci quando volete, durante la nostra diretta, ovviamente fuori diretta non è detto che vi risponderemo, ma potremmo provarci lo stesso. Siamo quasi in chiusura, abbiamo iniziato qualche minuto in ritardo, quindi io terrei ancora la linea per un pochino per fare l'ultima telefonata della giornata a un presidente di municipio, adesso lo chiameremo, perché sta facendo una lotta anche lui, sta cercando di contrastare quella che viene chiamata un po' la mania dei rave party domenicali a suon di grigliate in quello dei parchi milanesi. Ne ha fatto veramente una battaglia quasi personale, mi viene da dire, che sta ultimamente cercando di contrastare questo fenomeno in maniera molto molto forte e sembra che i risultati gli diano ragione. Qualche settimana fa ha iniziato appunto con i vigili urbani, soprattutto nella zona del municipio 7, stiamo parlando appunto del parco di Trenno, soprattutto, ha iniziato una battaglia insieme ai vigili urbani, portandoli a fare dei presidi nella zona. Parliamo appunto del parco di Trenno. Adesso siamo in attesa di collegarci, se riusciamo, con il presidente Marco Bestetti, presidente appunto del municipio 7, per capire come potrebbe essere, cioè come sta andando questa lotta. Lo sappiamo, tantissimi di voi se ne lamentano, e anzi vi ricordo comunque il numero di telefono 02 49 52 60 33 a cui potete telefonarci per dire anche la vostra. Che cosa ne pensate? Nei parchi milanesi non si può fare le grigliate, questo è quello che dice il regolamento. C'è tantissima gente italiana e non, sfatiamo il mito che sia solo un vizio sudamericano, non è vero. Ci sono tantissimi italiani che vorrebbero andare a farsi una bella grigliata al parco, ma il regolamento dice che non si può fare. Quindi, da che parte stare? Come fare? Da che parte stanno le ragioni? Si potrà mai trovare una soluzione in una via di mezzo? Stiamo a sentire adesso quando potremo collegarci con il presidente Bestetti, che sappiamo essere in una riunione in questo momento, quindi abbiamo qualche difficoltà nel reperirlo. Questo è il numero di telefono a cui invece voi potete chiamare. Segnatevelo, è un numero importante, 0249 52 60 33. Potete telefonare per intervenire in diretta. Potete anche comunque sempre, ve lo ricordiamo, io adesso anzi sto monitorando la pagina Facebook, esiste la possibilità di mandarci i vostri commenti alla diretta. Questa è la puntata del lunedì. Io direi che a questo punto, se non riusciamo a collegarci con Bestetti, pazienza, nel senso, lo faremo in un'altra puntata, magari lo sentiremo nel corso della giornata, e alle 10 di mattina un presidente di consiglio, un presidente del municipio sicuramente sarà almeno alla terza o quarta riunione della mattina già. Io voglio ringraziarvi per
per averci seguito questa mattina. Vi chiediamo scusa se la puntata è sembrata un po' appunto un laboratorio, era appunto un laboratorio, un po' una puntata sperimentale. Stiamo cercando di trovare il modo migliore per dare spazio a voi che ci seguite da casa e per dare spazio alle notizie che giornalmente diamo sui nostri social e sui nostri siti internet per poterle commentare insieme. Io sento che forse c'è una telefonata. No, sentivo squillare un telefono, siamo in chiusura, io vi ringrazio, ringrazio tantissimo il lavoro dietro le quinte di tutta la redazione che avete anche visto passare qua dietro alle mie spalle, ma sarà sempre più così, il lunedì sarà sempre di più un lunedì davvero Good Morning Milano. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, vi do appuntamento oggi pomeriggio ore 18 con il telegiornale di Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.